Nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio di Simmizzando, allora, ragazzi, siamo a Windenburg con la nostra Jo e avrete riconosciuto la casa perché questa è la Villa Villarreal. Allora, notate che pancia, ragazzi! Sì. Voglio dire. Eh, notevole, ecco, sì, io mi auguro sia uno solo, altrimenti mi veramente mi sparo, però vabbè. E la nostra è qui, ragazzi, perché sta ancora cercando di mettere in atto il diabolico disegno. Lui dov'è? Eccolo qua. Eh, sì, sta impartendo lezioni a suo figlio, ma tanto è un caso perso Max, quindi lascia stare. E lei arriverà, cioè è arrivata qui, ragazzi. Fa come se fosse a casa sua ormai, perché voglio dire, immagino abbia le chiavi, perché qui ha bussato e è entrata, quindi ragazzi ormai ha le chiavi e sta ancora ragazzi lavorando su questo diabolico Caro. disegno. E lui, ma che ci fai qui a quest'ora? Insomma, potevo venire io da te, no? Ti sei scomodata, sai, stavo facendo una ricerca al computer con mio figlio. Eh, volevo anche parlarti, insomma, vorrei fare un viaggio con te. E lei, ma davvero? Un viaggio? Eh, ma lo sai, io ho bisogno di molto spazio per i miei abiti. Un cassettone tutto mio. Non penso sia il caso. Mm, comunque, parlando di ricerche al computer... Sai, sto avendo molte difficoltà. Lei adesso farà un po', no? Vedi, io sono una cuoca. Non posso cucinare cibo spazzatura, però... Sento di... Non poter esprimere appieno il mio potenziale farà una conversazione profonda. Avevo bisogno di te, vedi? Calliamo la maschera, tu sei l'uomo della mia vita e con te devo aprire il mio cuore, giusto? Eh, aprire il cuore e. <ride> Ragazzi, lui non dice niente su questa rotondità qui. Um... Oh, guapo. Ma certo, io sono qui per te, insomma. Lo sai che tu sei al centro dei miei pensieri, capisci? Il mio cuore e i miei pensieri sono sempre rivolti a te, sono come un disco rotto. Mia piccola, dolcissima cupcake del mio cuore. Ecco, mangia pochi zuccheri, caro, perché alla tua età può far male. Allora dunque. Qual è il problema? E lei guardate questa come passa tesoro, uh, vabbè la guarda male già, ma è incinta quella donna? No tesoro, scherzi, è qualche chilo in più. Vedi caro, non so proprio come fare. Io sono una pasticcera in questo momento, ma rimango di statua, cioè di sasso come una statua, come se fossi una statua perché il capo non vuole proprio darmi la possibilità di realizzare il mio sogno e lui... Eh... Parliamone, insomma. Questo parla con la mensola, ragazzi. È un'angoscia tremenda. No, venite qui. Sedetevi qui. sedete insieme. Eh, perché la nostra deve un attimino, no? Appunto, aprire il suo cuore. Guardate che camminata, ragazzi. È proprio decisa. Oh, qui al calduccio. Vedete? Comodamente vicino al fuoco. Siediti, caro. Um, parliamone, insomma. Un attimino, perché sì ragazzi, l'obiettivo, appunto, è quello che, eh, di farla per un ristorante. Tempo fa, se non ricordate, cioè, se ricordate meglio, um, eh, io vi avevo chiesto insomma, in che modo, no, potevamo arrivare a ottenere no, questo, questo locale. E una mh, idea molto carina mi è stata data da Dream Like Moon, che è una mia carissima amica, che io ringrazio di cuore. Perché mi ha detto: guarda, fai una cosa! Mm, che sembra più realistica, ecco, togli dall'unità familiare del Villa Real dei soldi Uh, che verserai, poi immaginiamo lui versa questi soldi, ragazzi, perché sappiamo che uh, comunque lui um, sarà lui comunque a, ad aiutarla ad aprire questo ristorante, Toglili proprio dalla sua unità familiare e inseriscili in quella di Joe per rendere il tutto più realistico e quindi lei è qui, ragazzi, che ora fra virgolette come dire, sta lemosinando fondamentalmente, uh, perché sì, magari ne avevano anche parlato, ragazzi, però poi non si è come dire, no, ehm, arrivate a niente, non si è conclusa la cosa. Tu sei il mio raggio di sole, meno male che ci sei tu. Ah. Ma dimmi, com'è andata la tua giornata? Ma Cupcake mio, ti vedo angosciata, insomma. Hai provato con la lettura a distenderti un po' quando sei così agitata? No, non ci sono libri che tengano, vedi io devo parlare quando sto così e tu sei l'unica persona, l'unica con cui io potrei confidarmi, sussurra smancerie. Vedi non vorrei scoppiasse una guerra con il mio capo, ma tu invece... So che tu puoi capirmi, insomma, no? Perché io e te siamo intimi, ma cosa dici cara, non siamo mai andati... Oltre un certo livello di intimità, e eh, ti credo. Ma vieni qui, zuccherino mio. Fatti soleticare, fatti soleticare. Senti, ma... Ehm, qualcosa ha scalciato da questa parte. <ride> ma cosa dici? Non scherziamo. Mm, no, sai, mi, sembri, mi sembrava di aver sentito tipo un calcetto. Ma devo preoccuparmi. Ma caro, ma di cosa stai parlando? Lei lo bacia, ovviamente, per distrarlo da questa stramba idea. Ma caro, vieni qui. Ma cosa dici? Eh? È tutto a posto, non ti preoccupare. Dove andate? Perché, perché vi spostate sempre? No? Oh, guardatelo un po'. Ragazzi, dico la verità: poco poco mi dispiace per lui. Anche se tra un po' sembra. Ma non sta baciando col mento, ragazzi. In fronte, dove. Dove Però Vabbè, comunque, dicevo: poco poco, non, non tanto. E resterà qui, ragazzi, a fare fondamentalmente il pianto greco. Ora lo stringerà. Ce ne sono pochi di uomini come te, immaginiamo dica. Uh, e poi, appunto, no? Inizierà. Ma dici davvero? Insomma, uh, sai, io sono un uomo d'altri tempi, del resto non abbiamo neanche mai condiviso il letto. So che questo può lasciarti come una statua, ma prima dovresti diventare mia moglie. E a me è piuttosto! Uh, vedete l'angoscia che. Non ci vuole una scienza! Per capire che tu sei l'unico che può aiutarmi, ma tesoro. Sì, appunto parlavamo prima di cosa hai bisogno. Se il tuo capo non capisce che ha davanti la chef più talentuosa del mondo, ah, beh, devo venire io al suo mh, locale per eh, farglielo capire, eh? E eh no, lei non è questo che vuole, caro. Guarda veramente, vedi, io avevo pensato più a un trasferimento di liquidi, guardate la faccia. Questa espressioncina qua, ragazzi, è l'espressione di una che sta tramando palesemente qualcosa e lui la guarda così invece. Sì, dimmi. Lo sguardo da triglia innamorato. Che bello, eh? Merluzzo del mio cuore. Va bene, allora, eh, che cosa intendi dire, Tesoro? Vedi, come dirtelo io? Ho bisogno di giornate di sole nella mia vita e voglio mettermi alla prova, capisci? Sono una donna di talento, ma capisco. Però devi anche riposarti, insomma, distenditi un po' magari sul letto. Sai, ti vedo affaticata, cara. Non vuole dirle che la trova un po', come dire, tonda, e quindi, ragazzi, sta cercando tutte scamutage, parole, ci gira intorno, fondamentalmente. Ma lei mh, vuole arrivare al punto, ragazzi, quindi. Farà un'altra conversazione profonda. E si complimenterà per l'abito, ragazzi, perché fondamentalmente sì. Ma la cosa più importante è che condividerà delle idee e soprattutto delle foto. Perché la nostra ha già addocchiato il locale che vorrebbe aprire. Guardate che occhioni dolci. Guardate. Cocchioni dolci rivolge a colui che dovrebbe finanziarla. Eh sì, ragazzi, non ci sono dubbi. Quindi lei sta qui e dice: Vedi, sarei un lama a non preoccuparmi per la tua salute, tesoro. Vedi, tu sei veramente una stella, caro, però anch'io ho bisogno di brillare. Ma tu già brilli per me? No, non hai capito. Mi dovresti, come dire, prestare um, uh, dei Simoleon, ecco, per uh, aprire il mio ristorante. Capisci? Vorrei servire buon cibo. Vorrei... Credo sia l'unico modo per farlo capire al mio capo, non credi anche tu? Eh? Lui, ah, vedi che bella idea hai avuto! Eh certo, che bellissima idea! Io lo so che ti chiedo molto, guardatela, io so che ti chiedo tanto, però non è che potresti aiutarmi. Guarda, guarda cosa ho trovato, guarda che bello questo locale! Non è meraviglioso, me ne sono innamorata, ti prego! So che, vedi io, purtroppo con la... La triste storia che ho alle spalle, nessuna banca mai mi aiuterebbe. Con un prestito ho due figlie. Sono un'umile pasticcera, ma tu, tu, amore oh, mio, Mary. sei qualcuno. Ma certo, è il prezzo, capisci il problema? Ma figurati! Per me guarda, è come avere un bicchiere d'acqua, una cifra del genere. Anzi, andiamo subito a fare una ricerca online. Così ti informo subito sul denaro che posso versare. E guardate lei, <ride> sciocco pollo. Eh sì, in effetti è un po' un pollo, po tesoro. però. Te lo sei cucinato per bene. Ecco, restando in tema, ragazzi. Eh sì. Lui, vieni, seguimi, cara, che. ti dico subito. Controlliamo un po' i miei. I miei fo... Mamma mia, che tristezza sta casa, ragazzi. È unica, proprio. Vai qui tesoro, vai lui. Vieni, vieni, cara, accedo subito al mio conto in banca. Vai, ragazzi, ora io non mostrerò adesso la cifra perché? perché non ho ancora scelto il locale. In realtà, però, e mm, perché non l'ho scelto? Perché fondamentalmente non è ragazzi, che sì, con la seconda aspirazione, quando poi passeremo alla seconda stagione eh, di Simmizzando avremo una nuova aspirazione, ragazzi, quindi nuovi interessi e tutto, però non è che io vorrei far morire il locale. E quindi diciamo che la nostra Jo comunque ogni tanto ci andrà, ogni tanto comunque no, farà sempre un salto al locale, lo gestirà, poi magari ecco ragazzi, eh, principalmente magari lavorerò io off camera per cercare di migliorarlo e tutto quanto. E quindi ragazzi il locale è una cosa che resterà. E quindi stavo pensando mh, di chiedere a voi, prima di tutto dove la nostra Jo dovrebbe aprire il suo ristorante? In quale scenario ragazzi secondo voi la nostra Jo dovrebbe aprire il suo ristorante? Perché adesso comunque sappiamo già da un qualche giorno è uscita l'espansione Nuove Stelle. E quindi a me era venuta un po' un'idea, magari sapete, un ristorante per le celebrità, per i VIP, no? uh, gente altolocata, perché lui ovviamente le darà ragazzi tutti i soldi che lei desidera per acquistare no? quel, uh, quel famoso locale che lei le ha appena, le appena mostrato, le foto che le ha appena mostrato, però ragazzi ditemi voi, perché a me è venuta questa mezza idea mh, di sfruttare appunto lo scenario della nuova espansione, però... Vi ricordo che simmizzando è totalmente nelle vostre mani, quindi dovrete essere voi, voi ragazzi, a decidere ehm, non solo dove dovrà aprire il locale, ma soprattutto ragazzi, come deve essere questo locale, come deve essere questo locale per simmizzando. Quindi stavo pensando di fare una cosa carina, due opzioni, opzione numero uno potreste essere voi a ehm, chi, ov chi ovviamente ha voglia e piacere a costruire un ristorante per Joe quindi eh, io poi ehm, in base ai ristoranti che riceverò farò una votazione e il locale più votato eh, verrà scelto ovviamente da, con, da voi insomma sempre perché eh, giustamente ragazzi la partita è vostra e quindi Assolutamente mm, sì. Se no, ragazzi, la seconda opzione potrebbe essere la seguente: mm, e ne ve ne avevo già parlato, se non ricordo male, qualche episodio fa. Io potrei selezionare dalla galleria dei, dei ristoranti e poi sempre tramite il voto chiedere a voi di scegliere quale. Ehm, ricordo che ho già una direttiva. Proprio relativa al locale, che mi era stata la Dreamlack Moon, Gio ehm, deve inserire nel menu del suo ristorante degli alimenti per i vampiri. Quindi, diciamo che mh, mi piacerebbe molto eh, poter mettere in atto la prima opzione, ragazzi, perché così in questo modo potreste essere voi a costruire, diciamo, non lo so, mi immagino magari un locale, ehm, sia una parte diciamo per gli umani. Eh, una parte comunque per i vampiri o comunque creature, ecco, immaginiamo tipo soprannaturali così. Quindi fatemi sapere perché secondo me l'idea non sarebbe affatto male. Adesso, vieni qua tesoro, entrerà qualcuno in scena. E quindi ragazzi sì, il nostro... Ha fatto un enorme gesto perché um, ha permesso praticamente alla nostra Jo di avere accesso, immaginiamo al suo conto di avere praticamente i fondi illimitati perché poi è quello, ragazzi, no? Più che magari un versamento come vedete, guarda, hai accesso completamente al mio fondo, ecco um, quindi veramente cara quando vuoi. Vedi? Prendi, crea, fai, compra, acquista, fai quello che vuoi E mentre no, i nostri sono qui, ragazzi, che, come dire, si godono la serata qui davanti al fuoco, no? Parlano, magari chiacchierano Lei ha mandato un sms, ragazzi, a chi? A questo losco individuo che si è piazzato qui, ragazzi? E visto che i pargoli dormono, e il nostro tizio ha un piano. La porta non è stata lasciata aperta per caso, e la nostra lo intrattiene condividendo delle idee. Allora, dimmi, caro! Hai visto, hai visto le foto del mio smartphone quindi. Consigliami, cambieresti l'arredamento? Cosa faresti? Sai che il tuo gusto per me è fondamentale. Ma io sicuramente mi preoccuperei della musica, vedi? Quando vado in un bel locale, eh, la musica è l'aspetto più importante. Ma davvero? Neanche a farla apposta, ragazzi, ma davvero? Perché, vedi, so che l'ora è un po' scomoda, però i DJ, sai, fanno questi orari. Lui, un DJ, cara, ma io pensavo più alla musica classica. Ma no, caro, bisogna fare qualcosa di diverso, vedi? Tu, con questo bellissimo sorriso a 34 dentiere, cioè denti, sicuramente saprai ciò che intendo dire. Bisogna un po' adeguarsi, caro, e sebbene io sia favorissima, proprio molto a favore della musica d'altri tempi, mh, devo creare qualcosa di diverso da ciò che ha creato il mio capo, capisci? E quindi bisogna adeguarsi ai tempi, caro, e... Ma certo, tesoro, tu ne sai meglio di me, eh? Oh, sei sempre così caro tesoro? Beh sì, sai, non c'entra niente l'età, ovviamente che io vado in giro a informarmi visto che voglio acquistare il locale, non sto a prender, a perdere tempo a prendere mosche, quindi mi sono permessa di... Mh, capisci bene l'orario di Jay, Sono così, bisogna uh, adattarsi un po' all'orario, mi sono permessa di chiamare qui un professionista. Beh, speriamo, so che speriamo solo che non sia un bla 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 e che sia veramente un professionista, cara, perché altrimenti la vedo dura. Ma no, caro, è veramente un professionista e ci terrei tanto che tu lo conoscessi. E lui diceva: Ma certo, come no, E il nostro, ovviamente. Corre di nuovo fuori, ragazzi, perché è andato, come dire, a dare un'occhiata in giro. Ma sai, gli ho, ho chiesto di venire subito se per te non è un problema. Mio piccolo dolce cupcake. Per te è un problema? Eh? Ho letto recensioni fantastiche sulla musica di questo. Di quest'artista, veramente, guarda, per lui è come giocare a un videogioco. Bene, però poi prometti che parleremo di quel viaggio. Ma certo, caro. Faremo un lungo viaggio. Lunghissimo, tu soprattutto. Eh, certo, ammazza. Eh, che carognata, ragazzi. E quindi sì, la nostra... Mm, beh, se hai letto delle recensioni così positive, come potrei dirti di no? Oh, uh, ma guarda, credo sia già arrivato. E perché ragazzi il nostro è andato come dire a um, no buttare un occhio al piano di sopra al piano di sotto perché sì c'è un piano in mente e io immagino lui um, eh, non devono venir visti ragazzi quindi lui l'abbraccia affettuosamente ti prego salvami da questo mostro non preoccuparti, tesoro. Ora ci sono io qui, penserò a tutto io. Notare lo sguardo, ragazzi, mamma mia, inquietante questo sguardo. Eh, perché sì, ragazzi, c'è qualcosa al piano di sotto, no? E quindi verrà qui. Dunque, oh, discuti delle tecniche da DJ. È ovvio, no? Uh, quindi verrà qui. E lei pure si accomoderà qui, lei, eh, siediti Caro, è arrivato il professionista di cui ti parlavo, ti stavo parlando, caro Vabbè, immaginiamo che non sia questo, ragazzi, il saluto Ma buonasera, beh, salve, ho sentito parlare molto bene di lei, insomma, della sua tecnica, della sua professionalità, beh, sa... Oggigiorno fare il DJ non è così semplice Cioè, per molti è solo musica Ma in realtà è molto di più È arte, è talento Ma davvero? Sai, io non sono esperto Beh, sì, non basta solo indossare un paio di occhiali da sole fighi per fare il DJ E tu non ce li hai, caro Quindi, vabbè, non è il caso tuo Vede piuttosto um, Il mio dolce cupcake Che le avrà sicuramente già mostrato Le foto del locale Vero? Ma certo Però vede Per poter testare Diciamo l'acustica eh, Mi serve un posto piccolo No? Um, molto come dire intimo Ehm uh, Visto l'orario non, non possiamo far troppo rumore, quindi... Ma io che lama che sono, ma è un posto perfetto! Ma davvero? Eh, bene, sono felice che l'abbia qui perché, sa, ho preso la macchina, ho fatto molta strada e non vorrei aver buttato il mio tempo eh, nell'immondizia. Ma si figuri! Guardi, è un posto adattissimo, sia con la pioggia che col sole. È al chiuso, quindi è perfetto. Bene! Perfetto, ok. Allora, andiamo, eh? Andiamo a controllare subito... Altrimenti sa la cosa potrebbe iniziare a puzzare, guardate che faccia, è proprio la faccia ragazzi da eh... <ride> maniaco, non lo so, eh, capisco che vuoi farlo secco lui, beh non sia mai che la situazione inizi a puzzare, voglio che tutto sia perfetto per il mio dolce zuccherino, quindi o con la pioggia o col sole deve tutto il filo al liscio, sa come ama dire la mia dolce Piccolina, non amo nemmeno io perdere tempo a prendere mosche. Lei ho oh, scusate, ma eh, sapete, io dovrei correre in bagno. Tesoro, ci pensi tu a mostrare al ragazzo! Il posto? Parliamo dello stesso posto, giusto? Beh, giusto. Me ne occupo io, cara, non preoccuparti, non tirare mai. Una bidonata vedrà! Rimarrà come una statua quando vedrà il posto che ho in mente, ma davvero? Eh, già, chissà quale sarà il posto, ragazzi. E lui ovviamente non deve far rumore. Intimo, eh, piccolo, eccetera. Eh, qual è il posto migliore? Qua sotto. Forza, su. Venga, venga. Guardi qua, eh. Questo è il mio piccolo angolo di paradiso. Immaginiamo, stai dicendo. Rimane l'invenzione brillante, certo. Quindi vede? Io è qui che realizzo le mie opere. Ma lei è. Quindi praticamente è come una sorta di scienziato? No? Ma ah, si sì, sa, vede? Tutte queste. Tutto questo è opera mia. E lui che in realtà già sta pensando: Oh mio dio! Con quali terribili strumenti di tortura! può far del male alla mia piccola Jo con la sveglia no uh, caro assolutamente no oh, Eh, lo so sì effettivamente sì e quindi um, sa um, dovrò solamente dare una piccola sistemata al posto Beh, è pulito, non c'è bisogno di sistemarlo, sa. Viene tenuto con molta cura. Ha ragione, allora non voglio fare ulteriormente il lama. Va bene se, come dire, vado a prendere la mia attrezzatura al volo così facciamo una prova? E lui sta qua e dice: Beh, ma certo, ehm, ovvio. Per me va più che bene, sa, non voglio scoppiare una guerra, poi, nel senso che io sono un DJ famoso, se devo venire a lavorare in un locale, devo garantire la professionalità, e quindi non vorrei mai cattive recensioni che quindi poi scoppiasse una guerra per difendere la mia immagine. Ma certo, vedo che lei non è certo uno da quattro soldi, insomma, eh? Bene, è un professionista, non una monnezzata, mi fa, molto, mi fa molto piacere. Lui ne sa di monnezza, ragazzi, perché molto spesso va in giro conciato peggio di un barbone. Quindi sì, cara, tu vieni qui, magari, eh, mangia qualcosa, fai un piccolo spuntino. Quindi fai un pasto veloce eh, con quello che ti pare, tipo latte e biscotti a forma di animali. Lui guardi, vado soltanto un momento, eh? A prendere la mia attrezzatura. Ci vediamo fra poco. E una volta fatto questo, blocca per un sim specifico Jacques Villarreal. Eh sì ragazzi, lo ha chiuso dentro. Perché qual è il piano ragazzi? Lo avrete capito bene. Il piano è questo: far morire il caro Villarreal di fame. Ed ecco qua che muore di fame. Ragazzi, forza! Mi raccomando, studiate! Sapete quanto vostro padre ci tenga alla cultura? Lui ragazzi ovviamente esce da questa porta per non farsi vedere ragazzi come minimo. Ed il piano... Eh sì, è stato portato a termine. Diciamo ragazzi che... Uh, alla fine la musica, sebbene non l'abbia fatto secco a colpi di CD, ragazzi, ma la musica alla fine qualcosa <ride> c'entrava. Ecco, diciamo. E quindi sì, il caro Villarreal dopo aver donato tutto il suo danaro alla nostra Jo, e come potete vedere, l'unità familiare è ben 81.535 simoleon più, ragazzi, la vendita di questa casa che non appena andrà via il tristo vedremo di eh, più o meno quanto eh, si tratta tutto ma proprio tutto passerà nelle mani della nostra Jo che qui a fare la mamma diciamo se ne sbatte del fatto che il poveraccio qua sotto ha fatto un orribile fine ragazzi ma proprio orribile Addio al Villareal Questo, ragazzi, il lutto, scusate, ma glielo tolgo perché non è proprio credibile Come non è credibile che neanche loro sappiano Perché, obiettivamente, ragazzi, diciamocelo Cioè, lo scopriranno poi, ma non adesso E sì, lui non gliene frega proprio un pelo, ragazzi, neanche glielo ho dovuto togliere E quindi sì Ah, facile come bere un cappuccino Anzi, un caffè macchiato Bene, ok, vabbè, vattene via, tristo e quindi, ragazzi, ora che è morto, questo è il valore dell'otto: 236.986 Simoleon più gli 81.000 e passa. Fatto sta, ragazzi: la nostra più di 300.000 Simoleon. Voglio dire. Sbizzarritevi ragazzi, se volete creare voi il ristorante per Joe potete veramente sbizzarrirvi. Andate a scuola ragazzi, non vi preoccupate. E nessuno potrebbe sospettare di lei perché lei era qui. Lei era qui. La porta si è tragicamente bloccata e non abbiamo sentito i lamenti perché la stanza era ben insonorizzata come ha detto lui al DJ ragazzi. E quindi... Il nostro Joaquin con questa faccia subdola, ragazzi, ha portato a termine il suo diabolico disegno. E la direttiva che mi era stata data da Cherry Blossom Channel è stata portata a termine. Abbiamo fatto secco il Villarreal. E quindi, ragazzi, a partire dal prossimo episodio, potremo avere il ristorante per la nostra Jo quindi veramente fatemi sapere, lasciate dei commenti in questo video per, farvi sa per farmi sapere se eh, può farvi veramente ragazzi piacere creare un mm, ristorante per Joe o oh, in alternativa ragazzi. Quindi questa è la prima opzione, in alternativa, magari ditemi cosa secondo voi dovrebbe avere questo ristorante e io cercherò magari di fare delle ricerche in galleria eh, per rispecchiare il più possibile le vostre richieste. Quindi non so quanto dovrebbe essere grande, se deve essere diviso per sale, eh, i colori, insomma, ragazzi, numero di tavoli, cioè, cercate insomma di darmi un'idea. Io ripeto, mi piacerebbe molto di più se foste voi a crearlo perché questa è una partita vostra, quindi sarebbe molto molto più carino, però ovviamente eh, ragazzi, come preferite voi. Detto questo ragazzi direi che possiamo fermarci qua con questo episodio, se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento, vi ricordo che in descrizione potete trovare le mie playlist, la programmazione del canale ragazzi, tutti i vari modi per contattarmi ma soprattutto i link ai canali di miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC, mi raccomando andate in tutti i loro canali iscrivetevi perché sono bravissimi e campanelline attive perché soltanto così ragazzi vi arriva una notifica quando qualcuno di noi pubblica un video, quindi mi raccomando raccomando campanelline sempre attive vi ricordo inoltre che nel mio secondo, col mio secondo account instagram Baluccia Sims Stories, ho aperto, già che ho aperto ragazzi eh, sto pubblicando la storia della famiglia Huggins, quindi se avete piacere comunque di vedere qualche foto ehm, con questa storia, comunque attraverso la quale, ecco, tramite la quale racconto eh, la storia della famiglia Huggins, fatemelo sapere eh, perché mi farebbe veramente piacere magari se non potete eh, non vi va di commentare su instagram magari lasciatemi dei commenti Qui, insomma, dove volete voi. Quindi ragazzi, io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo Sul Sul Sinners. E non...